Ciao, sono Luca e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto con me in un giro che parte da Val San Zibio Terme Galzignano di fronte al portale di Diana, la parte esterna di Villa Barbarigo e dei suoi giardini, a Galzignano Terme, Padova. Il giro parte proprio da davanti a questa meraviglia. Prenderemo la strada che porta su al cimitero di Val San Zibio per poi prendere il sentiero 3 a Testino. Poi andremo anche sul Monte Fasolo e insomma, non vi svelo tutto quanto, seguite questo video e vedrete dove andiamo. Oggi però non sono da solo. Con me c'è una persona che non conosco neanche io, ho risposto a una storia su Facebook. So solo che si chiama Sandro, detto Baffo Run, è altissimo, devo fare le riprese da sotto. E dai di sotto Marina, cavallo marino. Cavallo marino. Cavallo marino, grande, pura razza. E quindi oggi vi portiamo con noi su questo giretto, insomma, bello afoso. Devo spiegare a Sandro che devo rifiatare per fare video, lui c'ha la gamba che sarà sia a chilometri. Abbiamo appena passato il cimitero di Val San Zibio, giriamo a destra e prendiamo il sentiero a Testino qua. Siamo sempre altezza casa del parroco e prendiamo qua a destra, bello scassettino. Occhio le caviglie. Intanto andiamo, comunque Sandro lavora sottomarina nel bar degli artisti, caffè degli artisti, quindi grande. Andate a salutarlo. Passate a trovarlo. Passate a trovarlo e dite noi abbiamo detto Luca ha detto caffè. No, lo pagate, mi raccomando. Lasciate il birretto, pagate a lui. Esatto. Oh, speriamo non sia troppo forte. Sono commesso anche io chai per non far vedere le occhiaie. Su di qua. Ah, sto pezzo bello rotto e attira, ah, sui colli Ogani si può dire che attira, finalmente. Tira un sacco. Adesso se questo esperimento di correre con una persona sconosciuta funziona, sarò io attivo e inviterò qualcuno di voi a correre con me se avete voglia, a camminare anche, perché è un caldo rabbioso oggi, afoso, poco sole, ho portato gli occhiali, i miei demon specchiati da un po' da tamarro. Si tira. Sandro com'è? Spettacolo. Uno spettacolo. Il giorno è l'AFA. Tutto attaccato senza apostrofo. Esatto, l'AFA tutto attaccato senza apostrofo. Qua ci stacchiamo, lui va su, ciao. Guarda che bella panchina che ha detto Sandro. Guarda cosa sta male, Sandro o Baffo? Baffo. Baffo, Gabaffo che ha detto. Bella panchina, qua scende. La rave dal Monte Orbieso l'abbiamo già fatta con Michele, uno dei primi video, ve lo lascio qua, ve lo lascio qua, Val San Zibio rave. Noi continuiamo qua sul sentiero a Testino, ci sono 24 gradi e l'aria si mastica oggi, non si respira. Sandro, ma perché da sotto Marina deve correre sui colli? Ma te puoi darti al triathlon? al nuoto in mare aperto? No. Facciamo anche quello, sì. Fate anche quello, so che i cavalli marini sono forti. Se forti. Facciamo anche nuoti in acque libere. Esatto. Però a loro piace venire sui colli. Allora, siamo arrivati su. A destra si va a Monte Orbieso e ai ruderi di quello che era il monastero e c'è la rave, quindi si scende di là alla panchina. Noi giriamo a sinistra e subito a destra fino all'asfalto. Arrivati all'asfalto gireremo giù Monte Fasolo. Con Sandro, con Baffo, Baffo, con Baffo. E sotto chiacchiere, bellissimo. Come conoscersi da tanto tempo, ma il trail è anche questo, sappiatelo. Siamo usciti su asfalto e giriamo a sinistra, oggi è un po' afoso quindi non si vede bene, ma lassù c'è il monastero degli Olivetani, qua dietro a destra c'è la trattoria da Teresa. Noi scendiamo giù, andiamo verso il Monte Fasolo, c'è una fontanella, quindi andiamo a riempire le soft flask. Oggi ho iniziato a usare anche lo zainetto Evadict, ma c'è un caldo rabbioso. Sandro che voria un caffè shakerato al banco? No, birra già sa. Da qua esce l'alta via, volevo far vedere la maglietta
Monte Baffo, spettacolo. Quindi quando incrociate Baffo per i sentieri urlate: Baffo, birra, ok? E lui ha capito che avete guardato questo video qua. Ah, l'alta via, che voglia. Comunque giriamo qua a destra e lì è riconoscibile il Monte Fasolo. Un giorno vi farò fare anche solamente l'anello del Monte Fasolo, che sono circa 3,5 km alla portata di tutti. Ora saliremo il Monte Fasolo, andiamo anche a fare una puntatina su Rusta e poi torniamo indietro e poi vediamo che discesa fare. Il Baffo fa finta di non conoscere niente, dice: no, ma mi sono da sotto Marina e conosce meglio dei miei sentieri. Faremo un canale, il Baffo sui Colli Euganei, secondo me spaccherebbe. Piccola deviazione sul Monte Rusta, che come vedete pare bruciato, ma così non è. Qui hanno messo dei cancelli, c'è scritto aprire e chiudere, quindi noi apriamo e chiudiamo. Baffo non sta a ridere, devo ringraziare il CAI che ha messo il cartello sotto la panchina. A lei è un caldo, Baffo ride, ride, ha detto che oggi pomeriggio va in spiaggia. Mi va sul divano. Su di qua, vai Baffo, fammi vedere dove si va, di qua. Guarda, 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 guarda che stile il Baffo, guarda, guarda la gamba. Ogni passo facciamo 6 metri, diceva la canzone. Si sono ispirati al Baffo. Questa salita è bella rotta e tira tanto. C'è anche un Tafano che vuole baciarmi. Caldo, caldo. Baffo, sempre in scia, non molla un passo. Sì, perché pure c'è pararia. C'ha paura di perdere la scia. Qua scavato dal maltempo, guardate che roba. E si va su, su, su Monte Rusta. Noi dopo scendiamo per l'Atestino, ma Sandro, portiamoli a vedere qua il Capiteo, qua su, perché qua è proprio la cima del Monte Rusta. Ah, vedo una panchina, due panchine, tre. Bellissima Monte Rusta. Ai caduti dispersi in terra russa. Scendiamo di qua? Scendiamo di qua, quindi sentiero 3 a Testino, poi gireremo per tornare indietro, che non andiamo fino a... Tu hai la macchina a marquaio, no? Dritti di qua si andrebbe a proseguire il sentiero 3 a Testino, invece noi giriamo giù. Guardate, c'è già Baffo là. Dove sei, Baffo? Eccolo là, andiamo giù Monte Fasolo, quindi torniamo indietro giù di qua. Bene, benvenuti al gioco dei cancelli. Oggi è tutto un cancello, apri chiudi, ecco qua, apri chiudi. Hanno chiuso tutto, secondo me o hanno paura dei cinghiali o hanno paura che passa qualche trail runner. Apri chiudi. Bello. Noi adesso non saliamo per dove siamo venuti, ma prendiamo la deviazione e facciamo tutto l'anello del Monte Fasolo. Apri chiudi, tutto apri chiudi. Via. Ma siamo scesi da là e siamo andati su Monte Rusta. Adesso scendiamo. C'è un altro cancello, apri chiudi, ma se l'hai comprato la FAC il Monte Fasolo, siccome tra un poco mettono, ci vuole il telecomando. Giù di qua, apri chiudi. Se andiamo su si va direttamente a Capitello di Sant'Antonio, noi invece concludiamo il giro di qua e andiamo giù da questa parte per concludere l'anello e riprendere il sentiero. Qua è segnato come numero 12. Siamo risbucati all'inizio del sentiero del Monte Fasolo. Adesso abbiamo deciso che andiamo a prendere la discesa dei Sette Guadi, Baffo. Sette Guadi. Sette Guadi, speriamo di trovare
un po' di fresco, un po' di acqua. Ah, è tutto secco qua, una roba impressionante. Uscito il sole, comincia a far caldo, siamo a 9,5 km e 500 metri di dislivello abbondanti. Proseguendo qua dritti arriviamo al pianoro del Mottolone, ma noi giriamo giù a sinistra per il Calto Callegaro e poco dopo prenderemo 7 guadi. Seguiteci, state con noi e ci siamo quasi. Prendete come riferimento questa staccionata, appena trovate la staccionata sulla destra e dopo la curva prendiamo i 7 guadi. Qua adesso c'è la rete, ma più avanti c'è un'altra discesina e si va. Siamo quindi entrati sui 7 guadi e si va giù, hanno spianato un pochettino. Ma noi continuiamo ad andare giù, ormai siamo alla fine del nostro giro, del mio, lui deve tornare al qua Petrarca. Finita la discesa, siamo al bivio, là c'è il cartello per prendere al contrario il sentiero a testino. Baffo ci saluta qua perché lui torna ad Arqua, io invece proseguo giù e vado a Val San Zibio. Grazie, spero ti sia divertito tantissimo, tantissimo, quindi un sogno che si realizza. Dai, adesso questa la cancello. Un esperimento di uscire con uno sconosciuto spettacolare, quindi lo riproporrò. Attenzione, vedrò su Instagram, su Facebook, e qualcuno lo dirò un giorno prima se vuole unirsi a me, se no andrò da solo. Baffo, grazie, buon mare oggi pomeriggio e va pian questa gamba lunga qua, va pian. Ciao, alla prossima. Ciao. Ciao bello. Ciao. Guardiamolo andare via, così un po' piangiamo tutti quanti insieme, guardate. Ciao Baffo, alla prossima, scrivimi. Io proseguo di qua. Siamo ormai quasi alla macchina, abbiamo fatto 12 km, 550 metri di dislivello. Sono divertito come un pazzo. Sandro, numero uno. Ho fatto proprio bene a rispondere a quella stories sui social. E adesso vi faccio vedere come torniamo alla macchina. Qui è molto semplice tornare verso Val San Zibio, basta seguire il sentiero 3. Eccolo qui. Seguendo il sentiero 3 sbuchiamo poi proprio davanti al cimitero di Val San Zibio. Siamo proprio qua al bivio dove prima siamo andati su, dove c'è la casa del parroco, ma noi giriamo giù in via Sant'Eusebio per tornare alla partenza. Il portale di Diana, dei giardini di Villa Barbarigo a Val San Zibio. Ah, dopo 14 km e quasi 600 metri di dislivello, stiamo tornando a Villa Barbarigo, Val San Zibio, davanti al portale di Diana. Il giro è molto bello, quindi un po' di sentiero a testino, Monte Fasolo, Monte Rusta, 7 guadi un po' distrutti dai lavori che stanno facendo, ma un giro veramente fighissimo, non troppo caldo ma molto molto afoso. Abbiamo conosciuto Baffo Run, veramente Sandro un grande, verrò sicuramente a trovarti a bere un caffè. E ragazzi, io direi che ci vediamo alla prossima, e che se andate a correre e vi divertite è meglio. Ciao ragazzi.